Vernissage per tutte le squadre del Prato. A Lungo Bisenzio sono state presentate tutte le compagini della formazione bianco-azzurra, dai più piccoli, dei pulcini, passando per gli esordienti, i giovanissimi, gli allievi e la Berretti, finendo con la prima squadra guidata dal tecnico Alessio De Petrillo. Il nuovo allenatore bianco-azzurro sarà al timone di una squadra rinnovata che esordirà domenica prossima in campionato all'Arena Ancone Tani di Pisa. È un mese e mezzo che abbiamo cominciato, quindi diciamo che approcciamo al campionato un campionato importante con piazze vere e pensiamo di essere pronti. Dai un voto al mercato del Prato. Ma noi sappiamo benissimo qual è la nostra politica, una politica giovane che deve mettere in campo motivazione, possibilmente un po' di organizzazione e tanta voglia di fare. Buona la risposta del pubblico che ha riempito la maratona a coperta, tributando il giusto applauso a tutte le squadre del Prato, scaldando un po' l'ambiente, risultato freddino al termine del mercato estivo. Un Prato cantieri ancora aperto oppure già finito così? Dai, il mercato si è chiuso, quindi ufficialmente si è chiuso anche per noi. Siamo convinti di aver fatto una buona squadra, ci sono degli elementi giovani, sicuramente rispetto allo scorso anno sono stati selezionati anche da più società. Pensiamo di aver preso delle persone valide. E a chi dice che il Prato della scorsa stagione per quanto riguarda la rosa era sicuramente più forte rispetto a quella che presentate quest'anno, cosa risponde il vicepresidente del Prato? Ma forse se si guarda le figurine sì, però bisogna vedere poi sul campo come risponderà, perché non è detto che il fatto ci siano nomi meno importanti poi sul campo sia una cosa diversa. Prato pronto all'esordio in campionato, subito chiamato a misurarsi in un derby con il Pisa, allenato dal tecnico Gennaro Gattuso. Derby ad alto rischio. Un Prato fatto di giovani che vogliono crescere. E speriamo insieme di raggiungere un buon obiettivo. Non c'è più Vincenzo Espobito, c'è Alessio De Petrillo. Cambiamenti così di prima acchito? Sono arrivato da poco, il mister è una persona seria e che si dedica molto al lavoro e speriamo di fare un buon campionato. In questo periodo sognare non costa niente. All'arena per? Vincere, sempre.